Salve a tutti. L'argomento di questa sera sono Li Ching e questa sera ne parliamo con Walter Vico, matematico e informatico, operatore e insegnante di Shiatsu e studioso e consulente di I Ching, che non so come si legge perfettamente, ma poi ce lo dice Walter perché penso che sia il nome originale. Ed è esperto anche di numerologia orientale ed è autore anche di un libro proprio sugli I Ching, che è una guida alla consultazione diretta e spontanea del libro dei mutamenti. Ciao Walter. Ciao, grazie per l'invito. Sì, si Grazie a dice. te per aver accettato. Ecco, correggimi subito perché ci tengo a saperlo per bene. Si dice, per la precisione si dice Yi Ching, una Gli I roba del Ching. genere. Ok, Yi Ching. Vuol che sarebbe dire. proprio il nome originale, In perché cinese. in cinese. Ah, ok, sì, perché infatti Yi ci vuol sono dire. due Sì, i, Yi vuol vedrai. dire mutamento e Ching vuol dire libro, libro canonico, il libro dei mutamenti. Ah, ecco, ok. Allora, innanzitutto, che cos'è questo libro dei mutamenti? A questo punto, e tu anche come ci sei arrivato, perché insomma è anche curioso saperlo, perché ognuno di Certo. noi ha il proprio percorso e sulla tua strada è stato questo, oltre lo shiatsu ovviamente, come abbiamo detto, ma insomma questa è qualcosa che ti ha portato quantomeno intanto a scrivere un libro, quindi è evidente che sei appassionato. Sì, assolutamente. Beh, lo shiatsu c'entra comunque perché fa parte della mia ricerca, diciamo, sul pensiero, le tecniche, le pratiche Ecco. orientali, in cui si inserisce benissimo anche Li Ching, naturalmente. Fra l'altro, oggi è un giorno un po' particolare perché è uscita oggi la seconda edizione del mio libro, di cui accennavi Benissimo. prima. Quindi la prima edizione è andata bene, so, per cui è stata stampata la seconda edizione che esce oggi. E Certo. Bene. allora, Li Ching per l'appunto è un libro, innanzitutto, è un libro particolare, ma è un libro, è il libro più antico della civiltà cinese. Risale nella sua forma iniziale intorno al 1000 a.C., quindi a circa 3000 anni. Ed è diventato un classico, cioè un libro ufficiale, diciamo, nel 216 a.C. Quindi ha una storia di formazione anche molto lunga, comunque diciamo da allora, quindi più di 2000 anni fa, è diventato uno dei classici fondatori della civiltà cinese e Ho come tale è capito. arrivato poi a noi. Una particolarità è che è uno dei libri più antichi della storia dell'umanità. In particolare è il libro più antico della civiltà cinese ed è uno dei pochi reperti arcaici della civiltà arcaica che ci sia arrivato praticamente intatto. E Ecco. sostanzialmente il testo che abbiamo oggi è lo stesso che è stato stabilito più di 2000 anni fa e nella sua parte centrale quasi 3000 anni fa. Quindi questo già di per sé lo rende, come dire, prezioso, dovrei dire. Sicuramente, infatti. E di che cosa E tratta questo libro e come si utilizza? tratta dei mutamenti, per Ecco, l'appunto. che sono continui nella vita. Il concetto è che tutto cambia, e Sì. allora noi siamo portati come nostro atteggiamento a cercare di tenere le cose ferme, no? Suddividerle, farle a pezzettini. L'approccio orientale, ma anche quello nostro in realtà arcaico, era quello di vedere le cose come un flusso di cambiamento. E Certo. quindi l'obiettivo del libro dei mutamenti è di descrivere la realtà, ma non come una realtà statica, ma farci vedere come le cose mutano, si evolvono, cambiano. E quindi il libro, che è un libro molto particolare, perché è un libro arcaico, poi strutturato in un certo modo, strutturato in capitoli che si chiamano esagrammi, perché sono innanzitutto dei simboli, Sì. che sono composti da 6 linee, questo è il motivo per gli esagrammi. E a questi 64 simboli sono associati 64 capitoli, cioè 64 testi, che Sì. descrivono questi simboli.
presentano le possibili Quindi il libro è innanzitutto un libro di saggezza, direi, che si può studiare per capire come funzionano le cose, qual è il Tao, no? Come si dice, la via delle cose, la via della trasformazione delle cose, però è soprattutto uno strumento, cioè un oracolo. Ok. Un oracolo è uno strumento a cui si fanno delle domande per avere delle risposte, con un metodo suo specifico. E diciamo che gli oracoli non è l'unico oracolo, tutte le tradizioni, tutte le culture hanno avuto i loro oracoli, no? Noi nella storia occidentale, in particolare nella nostra, abbiamo avuto diversi oracoli, l'oracolo di Delfi, la Sibilla Cumana e così via, no? E Questo questo perché? che Perché cosa differenzia, diciamo, da questi nostri oracoli che hai nominato? sì. Beh, ce ne sono di varie tipologie, chiaramente, no? Certo. Li Ching è l'unico di cui abbiamo un testo scritto che si è conservato appunto intatto, sostanzialmente, no? Degli altri in realtà sappiamo abbastanza poco. Della Sibilla sappiamo che era sibillina, giusto? Cioè che non si capiva niente, sostanzialmente. E Infatti sono anche previsioni a poco termine, perché poi chissà, magari poi sbaglia. Dell'oracolo di Delfi sappiamo un po' di più, ci sono varie storie, però quale fosse il meccanismo preciso non è tanto chiaro. Si sa che salivano degli effluvi, no? In questa caverna da sotto, che arrivavano da spaccature nel terreno, quindi probabilmente le sacerdotesse che davano i responsi erano in stato ovviamente alterato a causa di questi fumi di cui non conosciamo bene la natura, ai quali erano sottoposte. Quindi comunque, Certo. diciamo, non c'è rimasta una traccia così chiara, insomma, non c'era qualcosa di scritto, non c'erano dei simboli precisi. C'era un posto, un rituale, una magia, tutto quanto, ecco. Però conosciamo alcuni responsi, ma non sappiamo il perché, sostanzialmente. Certo. Mentre invece qui abbiamo una tradizione che si è conservata nel corso del tempo. Anche perché poi gli oracoli nostri antichi a un certo punto non sono morti. Non esistono più, ne sono rimaste soltanto le macerie. Quindi Certo. questo trovo che sia uno degli aspetti più interessanti in assoluto, perché è una delle poche testimonianze che ci è arrivata integra dalla remota antichità. Certo. Che genere di domande si possono fare? Beh, in teoria qualsiasi. Poi nella pratica ci sono alcune domande che sono più opportune. Diciamo, l'oracolo è strutturato in particolare per un certo tipo di domande. Beh, innanzitutto non è fatto per dare risposte sì o Ok. no, quindi per rispondere a domande chiuse, ma per dare delle strategie. Quindi si consiglia di consultare l'oracolo per chiedere un orientamento in una certa situazione, Certo. sostanzialmente. Come è più opportuno muoversi, agire o non agire all'interno di una certa situazione. Per cui, diciamo, la domanda standard che io consiglio è del tipo: come è più opportuno che io agisca, mi muova all'interno di una certa situazione, un certo Certo, rapporto, un certo. certo progetto e così via. Sì. Certo. Questa è, diciamo, una visione di tipo evolutivo dell'utilizzo dell'oracolo. Certo, perché non è una vera e propria previsione del futuro, ma un consiglio su come procedere, quindi su come mutare la Perfettamente. situazione in pratica. Esatto, non è una divinazione in senso stretto perché lo scopo non è quello di indovinare il futuro che Certo. sarebbe già dato indipendentemente da quello che uno fa, ma quello di capire come è più opportuno muoversi nella situazione attuale. Quindi quali sono le Chiaro. tendenze e cosa deve fare la persona nobile, dice l'oracolo, la persona che aspira alla nobiltà di spirito per cogliere al meglio le opportunità della situazione. Certo. Tu come ci sei arrivato?
Io ci sono arrivato perché sono sempre stato interessato fin da piccolo, direi, alle cose orientali, in qualche modo, no? Mi ricordo che ero ragazzino, mi era capitato sotto mano una rivista dove c'era un servizio sui giardini zen giapponesi. Per Belli. esempio, questa è una cosa che mi aveva molto colpito, insomma, ho sempre avuto questo interesse. Certo. Questo fascino. Da ragazzino ho iniziato a fare Aikido. La mia carriera con l'Aikido si è interrotta abbastanza presto perché purtroppo mi sono rotto la clavicola facendo Mamma Aikido. mia. Sì. In una caduta, per cui poi i miei genitori non mi hanno più lasciato andare. Però, lo credo. insomma, diciamo, avevo 14 anni, no? Quindi, però ho sempre avuto questo interesse, no? Certo. Poi ho studiato matematica, come dicevi, e già lì durante l'università ho iniziato a interessarmi un po' di numerologia. Numerologia, quella occidentale, pitagorica, ma così a livello, insomma, di gioco, ecco, Sì. senza particolari pretese. Poi questa cosa via via si è consolidata, ho poi conosciuto la numerologia orientale, che è quella che deriva dal Ching, che si basa sui simboli del I Ching, i trigrammi si chiamano, che sono, l'I Ching è composto da esagrammi, come si diceva prima, cioè simboli di sei linee. I trigrammi sono simboli di due linee, quindi un esagramma con sei linee è composto da due simboli di tre linee. Questi simboli sono associati ai numeri e quindi con la conoscenza del I Ching e dei suoi aspetti simbolici si possono fare tutta una serie di considerazioni molto interessanti in numerologia, Ah, ecco, vedi. sono, sì, che è alla base, che sono alla base del Feng Shui, tra l'altro Feng Shui. Sì. Si basa proprio su queste cose qua, due aspetti, il feng shui, c'è cioè una parte legata allo spazio, lo studio degli spazi, è una parte astrologica, diciamo, che è quella che a me personalmente interessava di più, che è legata invece allo studio del tempo. Certo. E comunque si basa sull'I Ching, quindi lo sviluppo naturale è stato poi quello di interessarmi di I Ching direttamente. Certo. E ho iniziato da autodidatta, come fanno un po' tutti, insomma, comprando il libro più di 30 anni fa, a questo punto, e poco per volta mi ha preso sempre di più, perché appunto l'oracolo ha questo. Beh, innanzitutto non è solo un libro da leggere, da meditare, ma è uno strumento da usare. Quindi Sì. gli si pongono delle domande, dà delle risposte che sono spesso strane, sibilline, come si diceva prima, Anche perché è un però linguaggio poi alla fine, insomma, di 3.000 anni fa, no? Quindi chiaramente fanno esempi, diciamo, per far capire una situazione, cose che magari per noi sono sorpassate, no? E quindi per questo che magari le troviamo strane. non necessariamente così sorpassato, certo sono legate a una società, per dire, o contadina, insomma, no? Ah, In realtà ecco. non è che sia poi così diversa se penso a quella dei miei nonni, tutto sommato. Certo, ci sono molti esempi, per esempio, di animali, per dire, no? Vengono citati animali o situazioni che possono essere tipiche appunto della vita arcaica, ma diciamo della vita di campagna, insomma, no? Certo, ma comunque non è così semplice, diciamo, interpretare poi le varie risposte, insomma, perché poi vanno combinate. Cioè esce fuori un esagramma, ma poi da lì, a seconda delle linee che ci Sì. sono, cambia un pochino, insomma, no? C'è un sistema specifico di consultazione che si può fare in vari modi, comunque quella più diffusa è con l'utilizzo di monete, si lanciano tre monete, a seconda delle combinazioni che vengono fuori si trae il responso. Il responso è tipicamente dato da due esagrammi, cioè da due di questi simboli, che mutano, come si dice, uno nell'altro. Quindi un esagramma è un simbolo che è fatto di linee che possono essere intere o spezzate. Quindi sono simboli che sono graficamente molto semplici, però hanno una forte potenza espressiva, diciamo. Queste linee sono yin o yang, a seconda che siano intere, yang, oppure spezzate, yin.
alcune di queste possono mutare, cioè cambiare di tipo, da yin diventare yang, da yang diventare yin. Questo vuol dire che si trasforma il simbolo, è una situazione che è data un certo esagramma tende a mutarsi in un'altra situazione che è data un altro esagramma. Il sistema in realtà, cioè si fa prima a dire, a farlo che a dirlo, Immagino, sostanzialmente. certo. Richiede in realtà soltanto di fare due conti, fare qualche somma, insomma, abbastanza semplice. Semplice. Dopodiché si va a leggere sul libro il testo associato al responso che si è ottenuto, cioè il testo dei due esagrammi, cioè i due capitoli e delle linee che cambiano da uno all'altro. E in base a quello si trae ispirazione per capire appunto come muoversi nella situazione. Il testo, Certo. sì, è un testo arcaico, però in realtà parla di cose molto basilari, quindi ritengo che sia un testo comunque universale. Cioè, al di là, certamente è un testo cinese, quindi distante nello spazio, è un testo distante nel Sì. tempo, perché ci separano 3.000 anni, insomma. Ci separano 3.000 anni, ci separano 3.000 chilometri, però diciamo chi ha scritto quel testo lì ha cercato di fare qualcosa che avesse comunque un valore universale. E in effetti quello che notano tutti quelli che lo usano, insomma, che si trovano in sintonia è che comunque parla. Cioè, anche se a volte può sembrare un po' strampalato, dice delle cose che sono significative. Tieni però presente che la funzione di un oracolo, di questo, ma anche di tutti gli altri, come narrano anche le leggende appunto, sull'oracolo di Delfi, sugli altri oracoli occidentali, la funzione dell'oracolo non è quella di dare una risposta razionale. Cioè non è quello di spiegarti in modo razionale e chiaro la situazione, no? Non è quello di dirti fai così, fai cos'è. Lo scopo dell'oracolo è quello di metterti in grado di affrontare al meglio la situazione. Quindi dal E punto di vista questo. figurativo, diciamo, te lo descrive, quindi ti fa capire la situazione E se per vuoi poi com'è. magari credo sarà il caso di leggere magari qualche brano anche per Ma farsi perché no? Assolutamente, certo. un'idea, insomma, di quello che dice, no? Chiaramente. Però appunto l'idea è che ti dà degli stimoli, quindi agisce a un livello che non è solo un livello razionale, intellettivo, ma stimola dei processi di consapevolezza che poi si sviluppano nel corso del tempo. Questa è l'idea. E ti dà Certo. delle immagini che sono potenti, insomma, evocative, no? Si dice che sia incomprensibile. Secondo la mia esperienza non è così. Anzi, molto spesso le persone, anche pur non conoscendo niente, diciamo, dell'aspetto tecnico, culturale, eccetera, si riconoscono. Ovviamente se si tratta di questioni che stanno a cuore alla persona, non di Chiaro. questioni banali, frivole, inconsistenti. Quello che è difficile spesso è proprio di capire, cioè calarsi nella situazione, quindi recepire il messaggio perché non è facile recepire. Diciamo che bisogna un po' allontanare il giudizio e basarsi solo sul messaggio che arriva, perché Ma se cominci forse a leggere nemmeno, troppo, ma neanche, come ma fai forse tu? neanche, Come... cioè che a volte ci sono delle cose che sul momento non siamo proprio in grado di accettare, Ah, sostanzialmente. anche, certo, perché no? Sì. Però bisogna lasciargli il tempo di maturare. Faccio un esempio che a me è sembrato molto chiaro. Adesso un attimo che reperisco il testo. Questo è Sì, il mio libro. oh, bello, pure bella, bella copertina particolare. Sì, mi piace molto, è stata un'idea Sì, del grafico. bella. Queste finestre che si vedono sono appunto gli esagrammi. Esagrammi, infatti, infatti. Sono questi simboli fatti di linee intere e linee spezzate. E qui nella copertina ci sono tutti gli esagrammi che sono messi appunto su un quadrato.
in modo da far realizzare una specie di struttura, no? Come delle finestre, Sì, infatti. A diciamo. prima vista sembrano delle finestre, poi se vedi sono proprio gli esagrammi, è vero? Sì. No, ma io direi, le vedrei proprio come finestre. Ogni esagramma è una finestra che ti fa vedere appunto quello Anche? che sta succedendo. Anche. Allora, tornando al nostro esempio, questa signora, che visto io tengo consultazioni, no? Anche personali, credo, Sì. forse, e, aveva fatto questa consultazione del Li Ching a proposito di una questione personale col suo ex marito. Sono separati da tempo, hanno degli accordi, però per motivi vari, insomma, l'ex marito ha smesso di pagarle gli alimenti, per farla molto sintetica. Quindi la situazione è molto concreta, direi. E viene fuori questo esagramma. È comune. È comune, magari sì, anche abbastanza comune, sono sì, cose eh di sì. vita. Cose di vita quotidiana, no? Esatto. Viene fuori l'esagramma numero 15, la modestia. Quindi ogni esagramma ha un numero, è un Il nome, è un nome. simbolo grafico, come abbiamo visto prima, e poi c'è un testo. Adesso non vi leggo tutto il testo, ma la No, certo, però ci cosa che sarà. mi aveva colpito è che questa signora si riconosceva molto nella modestia. Nel senso che lei comunque non ha mai cercato di approfittarsi della situazione, insomma, è sempre stata molto moderata e modesta nelle sue richieste e così via, no? E però adesso siamo arrivati a questa situazione qua e il responso dice in una delle frasi, se leggo solo questa perché sono responso in realtà è più Certo. lungo, no? Dice comunque, dice la modestia che richiama l'attenzione. Invero, non avendo ancora ottenuto ciò che si vuole, perché il richiamo non è stato ascoltato, si faccia pure muovere l'esercito per punire la capitale dello Stato. È propizio muovere l'esercito per punire la capitale dello Stato. Cioè, E già si abbiamo rivolge di. al tribunale, perché Ah, infatti, mi sembra estremamente palese, no? Non è che sì, infatti. sia necessario sapere chissà che, no? Avere una particolare fantasia, è estremamente diretto. L'oracolo dice, prima diceva altre cose, poi il responso è più lungo, no? Prima diceva Certo. di essere accomodanti, però accomodare, a forza di accomodare non si riesce più a accomodare, è ora di fare la guerra. Allora, la signora diceva che non capiva. Ma il Ai. problema non è che non capiva Non quel che c'era accettava. scritto, perché lo capisce chiunque quello che c'è Sì. scritto, solo che no, non riuscì, no? Giusto. Non riusciva in nessun modo a farsi una ragione del fatto di dover prendere le armi. Insomma. Quindi in realtà capisci, non è che ci sia tanto da interpretare, no? La questione è più che altro di capire come calare la cosa all'interno della propria realtà. Certo, perché è chiaro che non è un esercito che devi chiamare per No, beh, smuovere il tuo certo. ex marito, però in quel caso la legge può fare qualcosa e quindi in quel caso la Esatto, sì, legge è la l'esercito. questione non era quella di assoldare un serial un No, killer, no, come. no, no. La questione era quella di prendersi un Anche perché avvocato. se è il killer poi finisce tutto. Gli alimenti non arrivano più. Se c'è rimasto qualcosa di eredità, vabbè, vai avanti con quello, altrimenti fine. Quindi, se è killer, io lo eviterei, insomma, No, come infatti soluzione. anch'io l'ho sconsigliato. Però, appunto, la questione pratica è quella di fare le cose che vanno fatte, cioè prendersi un avvocato, fare quindi tutte le mosse legali necessarie nella situazione, insomma. Quindi, ho portato questo esempio perché a me aveva particolarmente colpito, perché siamo andati avanti per un po' a discutere di questa cosa, no? Io che dicevo, ma a me sembra È chiarissimo, chiarissimo. lei che diceva, no, non capisco, e dico, ma non c'è niente da capire. Infatti. Quindi, È perché molto spesso. non l'accettava la situazione di dover, proprio per la sua modestia, quindi non voleva apparire, non voleva scontrarsi, non voleva fare una serie di cose che non erano nel suo modo di essere.
di conseguenza non capiva perché non era in linea con quella vibrazione, diciamo così, ecco, del litigio con la legge, insomma, poi, ecco. E non è che non capiva intellettualmente, perché proprio non riusciva ad accettare la modalità. Notazione. Ma anche perché probabilmente le sarà pure venuto in mente che per far tirare fuori i soldi al marito bisognava comunque rivolgersi intanto quantomeno a un avvocato e poi magari proseguire, no? Quindi le sarà venuto in mente, però non la voleva proprio considerare, ecco perché l'esercito per lei non significava niente in quel caso. Quindi il problema spesso con l'oracolo è quello che non le manda a dire, dice le cose direttamente e non sempre certo. Questo. Da accettare. Certo. Va specificato che questo è un caso molto particolare, quello di cui abbiamo parlato, perché in realtà i casi in cui Li Qing suggerisce delle strategie di azione yang, come si dice, cioè dure, forti, sono molto rari. Ok. E è interessante che questo capiti, come nel caso che abbiamo visto, proprio nel caso della modestia, perché c'è sempre una compensazione. Quindi uno può essere modesto e umile e continua a essere modesto e umile e questo è bellissimo. Certo. Però tutte le cose arrivate al limite si ribaltano. Quindi per dire quanto è pratico Li Qing, insomma, no? Quindi sì. Va bene essere modesti, va bene essere umili, va bene esserlo di nuovo, però a un certo punto, se non riesci a ottenere quello che deve, che è giusto, quello che certo. È il tuo diritto, allora devi attuare una strategia di tipo Yang, cioè non è più questione di adattarsi, bisogna passare all'azione in modo deciso. Certo. La cosa interessante è che su 384 linee che ci sono, sono 6 per ogni esagramma, quindi 6 per 64 sono 384, i casi in cui venga suggerito appunto di passare all'azione in termini di guerra guerreggiata sono veramente pochi, saranno 2 o 3 in tutto. Questo è uno di quelli. Penso, generalmente suggerisce le strategie di tipo yin, come si dice, cioè di adattamento, cercare un compromesso, cercare una soluzione, adattarsi, però mai in modo passivo, cioè bisogna cogliere le possibilità. Nel momento in cui non c'è nessuna possibilità, allora quando è necessario bisogna anche essere capace, in grado di reagire in modo forte e diretto. Yang. Chiaro. Ci stanno sia lo yin e lo yang come nel simbolo che hai tu al collo. No? E l'ho messo apposta questa sera. Ho detto sì, perché tanto ci sta. Esattamente, quindi il Li Qing cerca sempre una compensazione, però quando è possibile, quindi un adattamento, un giusto equilibrio fra yin e yang. Non sempre questo è possibile, ci sono dei casi limite in cui sarebbe un errore e bisogna invece cambiare atteggiamento. Certo. Il fatto che dà queste risposte decisamente articolate è proprio il motivo per il quale non possiamo porre domande del sì e no direttamente, quindi non ha senso, perché lì viene fuori proprio sempre un minimo di discorsivo, quindi il discorsivo non ci può essere un sì e no. Esatto, esattamente. Anche perché se uno vuole avere una risposta sì o no, non è il caso di usare uno strumento così sofisticato. No. Voglio dire, basta lanciare la monetina, una moneta, in quel caso. Sì. Il principio o il sì o il no. Infatti, da soli, scegliamo da soli. Il principio è analogo, qui però è molto più sofisticato, nel senso che, insomma, spero che l'esempio che ho fatto sia abbastanza chiaro, no? Poi descrive abbastanza bene il tipo di interazione, quindi ti dà l'oracolo, in base alla domanda che fai, ti dà un'idea del movimento, delle dinamiche che sono in azione all'interno della situazione e quindi di come sia opportuno muoversi. Quindi qui in modo estremamente sintetico per l'appunto descriveva questo fatto qua. Cioè lì la mediazione è stata cercata, il comportamento è sempre stato umile e dopo 10 anni di mediazione basta, insomma è arrivato il momento di
usare uno stile diverso. Chiaro. Quindi tu che fai? Corsi su questa. Sì, beh, io innanzitutto lo uso per me, lo studio, Ok. poi tengo consulenze. In questo periodo sempre di più a distanza, però anche di persona, Certo. con strumenti come questo, ovviamente, anche per telefono. E poi corsi. Dall'anno scorso non ho più fatto, ahimè, corsi di persona, ma Sì. ho tenuto diversi corsi in videoconferenza. Devo dire che all'inizio ero abbastanza preoccupato, anche se in realtà era da un po' che volevo provare a usare questo strumento. Insomma. A distanza oramai di più di un anno, sì, perché è iniziato da marzo. Raggiungi più persone sicuramente intanto. Ci sono vari vantaggi, ci sono ovviamente degli svantaggi, ma ci sono anche tanti vantaggi. Di cui uno è quello di superare le distanze, ovviamente. Certo. E in effetti molte persone che stanno seguendo adesso i corsi, io sono a Torino, quindi i corsi li tenevo abitualmente a Torino, anche un po' in giro, però di solito a Torino, insomma, per cui chiaramente, siccome gli appassionati e gli interessati sono abbastanza distribuiti sul territorio, non per tutti è facilissimo. E abbiamo visto che con questi strumenti si riesce a lavorare bene, ovviamente. Ci sono persone che Certo. vengono un po' da tutta Italia, no? Chiaramente incontrarsi di persona sarebbe molto difficile. Certo, e Invece. comunque anche più oneroso perché se una persona si deve spostare dal centro sud Italia Ah, beh. per stare da te, comunque dovrebbe prendersi quantomeno un bed and breakfast, qualcosa. E quindi sono spese aggiuntive rispetto al corso, no? Che No, invece certamente è un online. impegno, Sì, di notevole. tempo, di soldi, di tutto, insomma, no? Poi alla fine, sì. Un altro vantaggio è anche il fatto che, appunto, per quel motivo lì tendevo a fare corsi intensivi per favorire chi veniva da lontano, però, sai, corsi di 3 giorni consecutivi sono Pesanti, intensi, infatti. intensivi e intensi. Sì. Invece in questo modo si possono dilazionare bene nel corso del tempo e c'è la possibilità di approfondire bene gli argomenti. Certo. Quella cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è il fatto che si riesce, ho visto, a lavorare molto bene sui responsive. Poi l'oracolo è uno strumento, quindi diciamo la cosa principale che si fa negli incontri è quello di discutere consultazioni all'oracolo. In gruppo, con la potenza del gruppo e questa presenza, questa centratura, questo interesse rende molto, molto forti questi incontri, Bello. direi molto suggestivi e interessanti. Quindi ti Credo. dirò, sono molto soddisfatto di questa possibilità. Adesso, anche se riprenderò a tenere corsi di persona dal vivo, comunque manterrò questa opportunità. Sì, Assolutamente. certo, lo credo. Sì, se hai trovato che comunque funziona, puoi raggiungere più persone, si può fare ugualmente, perché poi se una cosa non si può fare è inutile che cerchi di adattarla, ma è evidente No, ma adesso al di che si là può. della necessità, devo dire, sono soddisfatto della cosa. Indipendentemente dal fatto che ovviamente all'inizio non si poteva fare che così, insomma, Sì, è però proprio obbligato, o così o niente. ha aperto nuove prospettive in realtà. Certo, Sono certo. contento di questo. Comunque, chi vuole contattarti sotto il video trova tutti i riferimenti, quindi chi ha intenzione magari di chiederti di più del libro, di iscriversi ai tuoi corsi o quant'altro, insomma, ha i riferimenti giusti per poterti contattare. Quindi sotto il video, nell'info box. Gli ascoltatori, anzi i video ascoltatori in questo caso, troveranno quello che serve. Quindi ti ringrazio. Grazie Se hai qualcosa al volo da aggiungere, se no ci salutiamo qui.
ti viene in Io mente? ti ringrazio per questa opportunità, insomma, spero di aver dato un'idea abbastanza Sì. chiara, per quanto limitata, di come funziona lo strumento. Invito tutti i curiosi e le curiose innanzitutto a prendere il libro e a iniziare a sfogliarlo, perché poi è una cosa molto particolare, insomma, io vedo che, come dire, chi è affine a queste cose qua prende il libro, prova, inizia a toccarlo, a guardarlo, a annusarlo, a usarlo e si stabilisce un contatto, insomma, bisogna entrare in Certo, sintonia, non in è per sintonia. tutti. Quindi la cosa che Certo. mi sento di consigliare a tutti, in particolare a chi si interessa ai robe orientali, ovviamente innanzitutto di avere Li Ching, cioè non potete non avere Li Ching nella vostra libreria. Sarebbe una perdita eccessiva. Certo. Poi una volta che ce l'avete, iniziate a sfogliarlo. Molti dopo questo passaggio lo mettono lì e se lo dimenticano, però altri invece se ne rimangono Ma incuriositi. magari se lo dimenticano lì perché non è il momento, magari lo riprendono dopo anni, può anche accadere questo, eh? Infatti ogni tanto qualcuno mi racconta che appunto aveva il libro, l'ha aperto, non ci ha capito niente, l'ha messo via, però poi dopo magari 10 anni ci è capitato, l'ha riscoperto, l'ha ritrovato e Certo. trovate in sintonia. Quindi ognuno ha i suoi tempi, anche perché sono cose, insomma, di un grande spessore, no? Infatti. Richiedono Ok, di nuovo grazie e buon il loro tempo. tutto e buona continuazione di letture di I Ching, di I Grazie. Ching. Vabbè, non ci riuscirò mai. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie ancora.